Ciao, sono Steve Saluto, sono un chitarrista, produttore, lavoro anche in studio di registrazione. Nella mia carriera ho collaborato con diversi artisti internazionali, per cui penso di avere accumulato abbastanza esperienza nel campo sia musicale che anche a livello di studio di registrazione, per cui sono contento che mi abbiate interpellato per avere qualche dritta, qualche commento. Da poco, è un EP a cui ha collaborato come cantante Oni Logan dei Lynch Mob, come batterista Brian Tisci, che ha suonato con Whitesnake, Billy Idol, insomma uno dei numeri uno, e un bassista, un mio caro amico, Thomas Nero. Abbiamo fatto questi quattro pezzi rock, scritti anche con Oni, con alcuni testi, e speriamo di far bene, insomma. E adesso sto lavorando a una nuova produzione, a cui però partecipo solo io. Sono qui a Second Hand Guitar a Napoli 2014 con la Reference, come dimostratore dei cavi Reference che utilizzo sia nella mia pedaliera con la chitarra elettrica. Utilizzo anche quelli per acustica, per i cavi Canon per la voce, li utilizzo anche in studio perché li trovo molto affidabili e di una qualità molto elevata. Sono stato approcciato da Angelo Tordini, il presidente di Reference, un paio d'anni fa ad una fiera e mi aveva consigliato l'utilizzo parlandomi un po' anche, diciamo, in maniera esoterica del cavo. E io non avevo prestato mai l'attenzione ai discorsi che lui mi ha fatto. In realtà poi portandomi mi ha dato dei cavi da provare, mi ha detto guarda ci risentiamo, io li ho provati e li ho provati anche in studio, quindi avendo anche la possibilità diciamo di sentirli e di testarli in un ambiente ovattato, neutro e confrontarli anche con altri cavi. E devo dire che in effetti la differenza c'è. Molte volte i musicisti e mi viene chiesto ma tu veramente senti la differenza del cavo rispetto a quello, a quest'altro, perché quando si suona io dico sempre guardate, spendere migliaia di euro in una chitarra, migliaia di euro in un amplificatore per poi avere un segnale che fondamentalmente si perde nella vostra catena, parte dalle vostre dita e arriva al suono che esce, è un peccato. Bisognerebbe provare effettivamente e la differenza c'è. È come, diciamo, essere abituati a mangiare sempre pasta e fagioli. Questa è la cosa che dico. Uno è abituato sempre, ma gli piace la pasta e fagioli, c'è poco da fare. Però un giorno mangia il pasticcio e rimane un attimo così. E dice, porca miseria, qua esiste anche il pasticcio. Mangiamoci un po' di pasticcio che fa bene, è la stessa cosa è per i cavi, per cui consiglio di provarli, di verificare se avete la possibilità. Il prezzo è comunque un buon investimento, per cui verificate.